Salve a tutte, salve a tutti. Eccoci qua con questo appuntamento. Sono insieme a Luigi Fadda. Ciao Luigi. Ciao Simone, buonasera a tutti. Allora, siamo qui, come sapete, come è stato annunciato, per la presentazione di un corso per la preparazione al concorso di imminente uscita, il COA 2024. Poi non sappiamo se sarà numerato, ma diciamo il concorso per segretari che viene bandito dal Ministero e dall'Agenzia per la preparazione appunto a questo concorso, questa prova per la quale troverete sulla piattaforma Omniavis, quindi potrete mandare un'email a formazione@omniavis.com, partecipare al gruppo Telegram che trovate indicato e guardare ovviamente il sito dove troverete le indicazioni di questo percorso. Vedrete un percorso multilivello. Chi è in diretta intanto e vuol fare dei quesiti li può fare, ma io lascio la parola a Luigi che sarà il protagonista di questo percorso. Io collaborerò, ma diciamo è lui l'autore docente principale e ci spiega chi è e cosa farà durante le prossime settimane. A te Luigi la parola. Grazie Simone, allora di nuovo buonasera, io sono Luigi Fadda, qualcuno già mi conoscerà perché ho un sito internet abbastanza diffuso. Questi sono i miei contatti, sono un segretario generale ormai, nasco, cioè, ovviamente appartengo alla categoria dei segretari comunali, opero da 8 anni in provincia di Brescia e grazie a Omniavis e Simone mi appresto, insomma, a produrre un corso dedicato agli aspiranti segretari per il prossimo concorso di imminente uscita. A riguardo avevamo pensato io e Simone di presentare questo corso che ha delle peculiarità, diciamo, che lo differenziano rispetto ad altri concorsi. Vuoi perché diversamente da un concorso in magistratura richiede uno studio, diciamo, più sostanziale, più sul diritto sostanziale, di diritto sostanziale, o è perché può assumere anche contorni specialistici e pratici che difficilmente potrebbero essere approfonditi in altri in manuali, nei classici manuali. Quindi l'idea è stata quella, in buona sostanza, di produrre un corso che fosse in grado di dare ai candidati gli strumenti necessari per approcciare nel modo giusto, perché la preparazione di questo concorso richiede uno studio, come dicevo, particolare. Per dare valore, diciamo, a questa diretta, ma anche alla registrazione che poi verrà lasciata su YouTube, avevo un attimino pensato di dare qualche consiglio sullo studio, cioè proprio capire, anche perché immagino che chi segue questo video sarà anche curioso di conoscere come studiare intelligentemente, in maniera furba, matura, per questo concorso qui. E avremo suddiviso, diciamo, le fasi di studio in 5 step. Una prima fase che è quella dell'attesa del bando, quindi che questa fase qui, in sostanza, non c'è ancora un bando, sappiamo che uscirà, non sappiamo quando, certus sane in certus quando, però allo stesso tempo dobbiamo, chi aspira diciamo, a prepararsi per questo concorso in maniera seria, con chance, con probabilità di vincerlo, deve iniziare ad elaborare una strategia. Anche perché lo diciamo subito, è inutile attendere le materie sono quelle, sono stabilite da un DPR, quindi non ci sono grandi scoperte da fare del bando, quindi iniziate come viene suggerito. Vai, vai, prosegui. Sì, iniziate da ora perché è uno studio immenso quello che vi apprestate a fare, perché sono davvero tantissime materie e sono soprattutto tra di loro molto eterogenee, quindi non c'è un minimo comune denominatore, cioè si spazia dal management alla economia, scienza delle finanze, tributario in senso stretto, al classico amministrativo costituzionale. Poi evidentemente bisognerà anche capire, insomma, chi saranno i commissari in fase di iscritti e magari tarare lo studio, diciamo, sulle materie che potrebbero essere più probabili, ma stiamo ragionando sempre in termini di probabilità. Quindi andiamo subito a capire come questa premessa, perché è doveroso farla, questa è la mia esperienza, questa
È un metodo che io ho maturato, tra l'altro ex post, perché se l'avessi saputo prima magari avrei studiato meglio, però ex post ho pensato che se avessi approcciato al concorso in quel modo, avendolo vissuto, magari sarei stato più efficace. E quindi avrei magari, e quindi vi consiglio di, in attesa del bando, avere un approccio soft, però approfondito. Rispetto alle materie del concorso, ma rispetto alle materie chiave del concorso. Allora, noi sappiamo che dopo l'uscita del bando andremo ad affrontare dei quiz, ci sarà una banca dati di 5.000 quiz, sarà pubblicata fortunatamente, e quindi avremo l'opportunità di conoscere domande e risposte. 5.000 quiz non è roba da poco, non sarà facile sicuramente memorizzarli. Però sappiamo che quantomeno il nocciolo duro delle materie che dovremo andare ad affrontare dovrà essere consolidato. E quindi in questa fase io avrei quantomeno approfondito più le materie chiave, che saranno poi quelle che mi serviranno anche per gli iscritti, che è la prova, diciamo, è il core business di questo concorso, perché poi è quella determinante. Passare i quiz, a mio avviso, è un qualcosa di assolutamente verosimile, col giusto approccio. È inutile, a mio avviso, studiare in questa fase, le precedenti banche dati. Perché? Non perché ci sia il rischio che le domande non siano le stesse, ma semplicemente perché laddove non fossero le stesse, si corre il rischio poi di confondersi e di avere più difficoltà nella fase di studio della banca dati ufficiale. Quindi in questa fase mi limiterei ad acquistare preferibilmente un corso, quindi che mi guidi nell'approfondimento delle materie più importanti, quantomeno. E poi approfondire i principi generali, quindi a maturare una conoscenza giuridica specialmente, perché è vero che ci sono anche materie economiche, ma il profilo è principalmente giuridico, e approfitterei di questo tempo a disposizione, perché ho ancora un po' di tempo a disposizione, perché non è uscito il bando, e dal bando ai quiz passeranno verosimilmente molti mesi, approfitterei per consolidare i principi generali della materia. Ecco, spieghiamo perché molti si domanderanno, ma se c'è una banca dati da 5.000 quiz, me li posso imparare a memoria? È un errore, non esiste la possibilità fisica, anche i grandi esperti di memorizzazione, di memorizzare. Comunque non vi servirebbe poi per le successive prove. I quiz si approcciano conoscendo la materia e poi anche ovviamente quelli più complessi, quelli più a trabocchetto, imparandoli, ma sono un numero limitato. Non si può arrivare ai 5.000 quiz sapendoli a memoria. Ecco perché si parte comunque dallo studio delle materie fondamentali. Prego. Sì, Simone, hai perfettamente ragione. Vi assicuro, che io ho un'ottima memoria, ma quando mi sono trovato a studiare i 5.000 quiz ho avuto serie difficoltà, perché, è davvero un lavoro enorme. Ma ci arriviamo poi nelle fasi successive, perché ho dedicato una fase proprio allo studio, dei quiz, cioè, o meglio, alla preparazione dei quiz più che allo studio. Possiamo passare alla fase 2, quindi. Ok, a un certo punto viene pubblicato il nostro bel bando e a questo punto dobbiamo abbandonare relativamente l'approccio precedente e dobbiamo iniziare a proiettarci nei quiz. Quindi nella prima fase abbiamo acquisito consapevolezza, cosa stiamo facendo, dove ci stiamo muovendo, quali sono i principi generali, padroneggiamo le materie più importanti, tralasciando magari quelle secondarie in quel momento. Adesso invece dobbiamo essere più intelligenti e studiare in maniera mirata, quindi avere sempre, per come la penso io, per la mia esperienza, utilizzare un approccio più nozionistico, che è quello poi che sarà strumentale al superamento dei quiz. Al quiz ovviamente non ci verrà chiesto di approfondire orientamenti giurisprudenziali o dottrine maggioritarie o minoritarie, semplicemente ci verrà data una possibile definizione di un articolo del codice civile, ad esempio, alternativa a delle altre, e dovremo scegliere tra queste. Ovviamente qui dovremo concentrarci semplicemente sulla nozione nuda e cruda. Sempre ancora in questa fase solo sulle materie principali, che sarebbero civile, costituzionale, amministrativo, ordinamento enti locali e contabilità, che saranno poi la stragrande maggioranza dei quiz della banca dati,
perché è vero che ci sarà inglese, informatica, ci sarà scienza delle finanze, ci sarà management, però la stragrande maggioranza dei quiz saranno in queste materie e comunque sono quelle più difficili, queste materie principali sono anche quelle più difficili da memorizzare, perché sono le più numerose. Mentre invece le materie economiche, in quanto in un numero limitato, potremo, una volta uscita la banca dati, dedicarci esclusivamente allo studio di quelle che sono state pubblicate. Queste qua invece hanno un orizzonte un po' più ampio e quindi abbiamo bisogno di una conoscenza maggiore. Vi sconsiglio ovviamente l'utilizzo delle banche dati precedenti proprio per evitare l'effetto confusione che si potrebbe determinare studiandone prima una e poi l'altra. E poi arriverà questa pubblicazione, questo famoso link per scaricare i 5.000 quiz, che è sempre un'emozione, un'ansia, e qui bisogna iniziare ad accelerare anche i ritmi, perché poi la data inizia a essere prossima. Prego. Sì, è un momento importante questo, anche perché sono tempi molto contenuti, tra la pubblicazione della banca dati e lo svolgimento della prova, sono 20 giorni mediamente, di preavviso, nelle edizioni precedenti, almeno nel mio caso. E cosa bisogna fare in Ecco, questo momento? chiariamolo, non è sempre negativo, perché avere 3 mesi con una banca dati 5.000 quiz c'è da impazzire. 20 giorni significa usare la memoria RAM per memorizzare quanto più cose possibili per poi usare al quiz, e poi, diciamo, molte di queste cose le abbandonate. Quindi non sottovalutate o non dovete avere timore del fatto che siano pochi giorni. Da un certo punto di vista è bene, ma dovete anche iniziare a calcolare le ferie, la sveglia, dedicare del tempo, perché ci vorrà del tempo, e non si può fare certamente tornati dal lavoro con la stanchezza. Ecco, questo bisogna metterlo in capo. Poi ci racconti anche della tua esperienza, vai. Sì, un elemento interessante, Simone, è proprio questo, cioè la gran parte poi anche di quelli che arrivano più preparati al concorso, non necessariamente quelli che lo vincono, ma di quelli che arrivano più preparati sono ex funzionari che aspirano a fare un po' l'upgrade, no? E quindi hanno anche questa difficoltà a conciliare poi il lavoro, la famiglia, perché tante volte hanno anche famiglie e bimbi, e lo studio di una banca dati molto impegnativa. Quindi la parola chiave è secondo me in questa fase quantità. Si sembrerà un paradosso, l'ho sottolineato al punto 2, ma come? Mi dici che dobbiamo fare un lavoro meccanico di puro catena di montaggio? In catena di montaggio? Sì, in questa fase a mio avviso sì. Sono tanti, tanti, tanti quiz, bisogna farli e rifarli più volte. L'unico modo per memorizzare, se tra un primo ripasso, tra il primo ripasso e il secondo ripasso passano 10 giorni, il primo ripasso l'avete completamente cancellato. Quindi, a mio avviso, in questo momento è più opportuno passare più volte in maniera anche meno approfondita, più superficiale sui quiz, piuttosto che dedicarsi sul singolo quiz, cercare di comprenderlo, di sviscerarlo, di studiare l'istituto che ci gira attorno. No, in questa fase bisogna memorizzare, quindi passare più volte la banca dati, più lo si fa, meglio è. Io ricordo che all'epoca ero abbastanza fanatico nello studio, ora un po' meno, avevo un metodo per il quale ogni giorno aggiungevo 200 quiz a quelli del giorno precedente, quindi il giorno 1 ne facevo 200, il giorno 2 200 più 200, 200 più 200 più 200 e così via, fino a quando a un certo punto arrivai a completare tutta la banca dati in un solo giorno, in un numero di ore assolutamente disumano, però quello mi ha garantito, che poi diventa una garanzia, il passaggio alla fase successiva. Ecco, l'hai già detto, ma ricordiamolo, il passaggio alla fase successiva, non dico che è vittoria, però insomma siamo probabilmente già dentro, la prima prova è una prova che poi ti porta quasi quasi dentro, ecco, non possiamo dire con certezza, ma sicuramente per ora è stato così. Ecco, sulla memorizzazione, per chi volesse, esistono anche delle tecniche di memorizzazione. Io ho fatto alcune lezioni, ho studiato alcuni manuali senza, diciamo, diventare fanatici di tecniche particolari, però con poche ore di preparazione si possono usare anche delle tecniche specifiche di memorizzazione. Quindi ottimo suggerimento di Luigi, vi trovate nel link anche un altro dettaglio. E poi, altro passaggio. L'altro passaggio è che abbiamo passato finalmente i nostri quiz con zero errori e adesso dobbiamo prepararci gli scritti. Quindi adesso dimenticate tutto quello che è stato
fatto nella fase 3, perché la fase 3 era un lavoro meccanico, strumentale, puramente al passaggio alla fase successiva. Adesso bisogna rimboccarsi nuovamente le maniche e studiare seriamente. Quindi noi abbiamo già nella fase 1 consolidato i nostri principi, ci siamo resi consapevoli di cosa stiamo facendo, abbiamo ripreso in mano tutte le materie, specie se abbiamo lavorato e non abbiamo avuto il tempo di passare il lato teorico. Adesso dobbiamo approfondire. Torniamo ad approfondire, riprendiamo in mano i nostri corsi, riprendiamo in mano i nostri manuali superiori. Quindi non sto a dire ovviamente casa editrice o quant'altro, però cerchiamo di utilizzare manuali seri, manuali di un certo livello, che non siano un copia e incolla o un riassemblamento di normative, ma siano ragionati in un certo senso, conducano il lettore a un ragionamento e teniamoci aggiornati sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali, perché non sappiamo anche in questo caso quando ci sarà lo scritto, perché per esempio nel mio caso sono decorsi circa 2 anni da quando avevo superato i quiz a quando ho fatto gli scritti, però oggi sono un po' più veloce, insomma, però passeranno molti mesi, specie se la commissione è formata da segretario, prefetti, comunque persone operative, non professori universitari o teorici del diritto. Ecco, dobbiamo essere aggiornati specialmente sulle ultime evoluzioni normative, sugli ultimi strumenti che il legislatore ci mette a disposizione. Ecco, sono Quindi quelli che io chiamo i jolly, perché ricordatevi, andate a concorrere per un posto che è il vertice dell'amministrazione, quindi un posto nel quale ci si aspetta non che si conosca la definizione di diritto soggettivo, interesse legittimo, l'autotutela, le nozioni che si fanno nella prima parte, ma il valore aggiunto di una persona che sa ragionare, che sa usare le soft skills e sa usare anche le novità. Quindi non solo il codice dei contratti, ma anche l'ultima giurisprudenza, ma anche il principio di rotazione come lo definisce l'ANAC, ma anche la dottrina che ha elaborato i principi, i concetti, e Corte di Giustizia, eccetera, eccetera. Quindi aspetti che appunto non si trovano nei manuali standard, quelli diciamo da preparazione base. Ecco, qui in questa fase sicuramente è importante. un esempio concreto che era nel mio caso per la materia, per la prova economica, per il secondo scritto economico, uscì come traccia, fu sorteggiato il patto di stabilità. All'epoca era il 2012-13. Comunque, cioè, ci fu il silenzio tombale in quel momento nella sala di concorso, perché nessun manuale era trattato realmente il patto di stabilità. Io ebbi la fortuna di averlo studiato, perché frequentai un corso, ecco il valore aggiunto del corso, cioè quello di darti chicche, magari di arrivare laddove i manuali non arrivano, e per fortuna riuscì a scrivere qualcosa. Ma anche per la prova di enti locali, riuscì all'epoca l'accesso del consigliere comunale in qualsiasi articolo 43 o 53, non mi ricordo del TUEL, comunque in qualsiasi manuale sarà al massimo 5 righe, 7 righe, 8 righe. Invece un approfondimento, proprio perché in tanti casi la peculiarità della figura richiede un approfondimento diverso di altri concorsi. E in tante occasioni l'istituto di carattere generale non viene considerato come una probabile traccia o comunque anche una domanda sorteggiabile all'orale, proprio perché noi saremo i candidati, i vincitori saranno dei praticoni, saranno persone che saranno chiamate a sporcarsi le mani e quindi avranno bisogno di diciamo, una preparazione in grado che li metta a confronto con la pratica, col diritto vivente, cioè non il diritto giurisprudenziale come diritto vivente, ma il diritto quello che utilizziamo e pratichiamo nelle amministrazioni. Ovviamente, lo dico io, in attesa degli iscritti, nel momento in cui poi arriva la convocazione, anche qui va fatta una scelta anche di vita familiare, in termini di ore da dedicare, perché la preparazione a volte può durare dei mesi, ma ciò che studio, imparo 4 mesi prima non l'ho fresco e aggiornato come la settimana precedente. Quindi organizzarsi anche in termini di ferie, permessi, aspettative, Certo. dimissioni, tutto quello che deve essere fatto. E poi infatti lo vediamo anche per l'orale, analogo suggerimento. Prego. Per l'orale, sì, l'orale è la fase più critica secondo me di questo concorso, per questo contano tanto le fasi precedenti, perché se sono state seguite bene le fasi precedenti,
L'orale sarà, se l'avessi fatto anche io, perché vi ripeto, io non l'ho fatto, lo farei ex post adesso. Oggi utilizzerei gli appunti che mi sono creato nella fase 4, ma già nella fase 1, quindi iniziare a crearci una nostra piccola libreria, biblioteca domestica, diciamo, dove abbiamo schematizzato tutto quel volume incredibile di nozioni. Quindi utilizzeremo quindi i nostri appunti per ripassare più velocemente. In questa fase torniamo, o meglio, iniziamo per la prima volta ad utilizzare manuali non superiori, quindi torniamo sui manuali, diciamo quelli spicci, dire, manuali più easy, più veloci da consultare, perché in questa fase dobbiamo ottimizzare e memorizzare tutto lo scibile giuridico ed economico. Se non ricordo male, erano almeno nel mio bando, nella mia occasione, erano 17 materie, un qualcosa di folle, 17 materie completamente diverse tra di loro. Ecco, io consiglio in questa fase, poi insomma ci torneremo perché noi vi seguiremo in tutto questo percorso di qui proprio fino all'orale, poi spieghiamo appunto il contenuto del corso, di fare questa operazione, usare lo smartphone per registrarvi, perché l'orale non conta soltanto sapere le cose, conta anche saperle esporre, che è una componente, registrarvi, non risentirvi direttamente, ma dopo 2, 3, 4 settimane risentire l'esposizione, notare dove siete carenti, dove usate dei suoni gutturali, dove non guardate in camera, eccetera, eccetera, perché questo vi può aiutare come autoaiuto. Poi studiare insieme ad altri è sicuramente utile nella preparazione orale e poi se vorrete noi faremo sicuramente degli incontri, delle lezioni individuali proprio di preparazione, perché a quel momento l'ultimi 15 giorni, l'ultima settimana può fare la differenza, perché in effetti anche la capacità di esporre, non necessariamente di andare in profondità, perché poi il minutaggio a disposizione non è più come una volta, oggi non si chiede più quel livello di approfondimento che invece è chiesto allo scritto, quindi all'orale diciamo bisogna sapere tante cose. Ecco, prendo un attimo la parola per illustrarvi quelle che sono le materie che saranno del COA 2024, perché erano del COA 2021, perché sono previste dal DPR 465 del 97. Dicevamo, non tutte uguali, sono tante le materie, ma costituzionale e amministrativo, questa è la base, altrimenti non si capisce niente del resto. Legislazione amministrativa statale e regionale potrà rinninganno, non è che va saputa la legislazione regionale di tutte le regioni italiane, quindi diciamo che sapere il ruolo delle regioni nell'ambito del contesto della legislazione, anche il termine legislazione è un po' ambiguo, in realtà è la normativa anche di livello secondario. Ovviamente una materia ostica per tutti i giuristi, gli economisti, anche gli economisti, perché in realtà l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è un ordinamento a contabilità finanziaria, non economico-patrimoniale, e quindi è un ordinamento che richiede una conoscenza specifica. Diritto tributario statale e locale, quindi anche da questo punto di vista l'analisi. Però diciamo le prime quattro materie sono le materie classiche di un percorso di diritto degli enti locali. Poi abbiamo le materie intermedie, un po' di economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario, l'economia, la ragioneria applicata. La regione applicata agli enti locali, la contabilità economico-patrimoniale, la politica di bilancio e gestione delle risorse, e poi due materie un po' particolari, cioè le tecniche normative e le tecniche di direzione, quindi le soft skills da un lato e come si redigono gli atti amministrativi. Qui vi può aiutare probabilmente la banca dati dei quiz, che contiene numerose, diciamo, abbastanza quiz su questi argomenti che si possono riutilizzare per ripassare. A te un commento sulle materie, e poi andiamo a vedere il corso come è fatto. Vai. Sì, allora, le materie, allora, fa un po' paura, diciamo, leggere questa lista perché, vi ripeto, all'orale poi questa roba bisognerà saperla, anche perché chiudendo il ragionamento di prima, è proprio per questo il vostro lavoro dovrà essere nozionistico, cioè di approfondimento meramente nozionistico. In quel caso sarà un po' una lotteria, cioè la domanda che uscirà, nel mio caso, fu ad esempio le circostanze aggravanti dei reati, cioè ovviamente
ovviamente lì c'è poco da, cioè, c'è poco da ragionare, c'è poco da argomentare. O le conosci A, B, C, D, motivi abietto futili, folla in tumulto e quant'altro, o le conosci o non le conosci. Ecco, anche in quel caso sarà particolarmente importante avere un approccio nozionistico. Ma tornando alle materie, il core business sono sempre le stesse, alla fine sarà il diritto amministrativo, ma soprattutto ordinamento degli enti locali e contabilità degli enti locali, sono fondamentali. Cioè nel momento in cui voi acquisite quelle conoscenze e conoscete bene queste tre materie, il 90% del lavoro l'avete già fatto. Soprattutto la contabilità, perché poi mi rendo conto che tanti candidati hanno un background giuridico e quindi l'approccio alla contabilità è molto complesso all'inizio, però è una materia davvero bella quando si riesce a entrarci dentro e non è neanche così complessa come si racconta. È una materia diversa che bisogna approfondire nel modo corretto. Allora, andiamo adesso a spiegare che cosa faremo. Allora, intanto lo dico subito, non è un corso già realizzato. Noi siamo partiti adesso perché Luigi, da qui ai prossimi giorni, inizierà a registrare delle lezioni, un tot a settimana che saranno messe sulla piattaforma per chi dai prossimi giorni vorrà acquisire il corso e se lo troverà 2-3 lezioni alla settimana. Che verranno caricate da metà marzo in poi, seguendo ovviamente un ritmo costante e accelerando dove necessario, se ovviamente i tempi del bando saranno accelerati. Ora spiegaci un po' la struttura del corso. Ovviamente è curato da me, ma è coordinato da Chiarelli, dal dottor Chiarelli che conosciamo tutti, e come elementi che caratterizzeranno questo corso ci sarà un maggior livello di profondità rispetto ai manuali, proprio perché siamo nella fase 1 ancora, quindi abbiamo il lusso, ci possiamo permettere di approfondire, di scendere in profondità, e quindi analizzeremo temi che non saranno trattati nei manuali. Quindi partiamo ovviamente dalla norma e da ciò che viene trattato nel materiale, ma poi scenderemo, daremo quel valore aggiunto che magari può fare la differenza in un concorso a uno scritto. Può essere il discrimen tra la scelta di un candidato rispetto a un altro per il passaggio alla fase successiva. E concilierò, perché questa è stata una domanda che poi mi è stata rivolta anche privatamente, concilierò aspetti puramente teorici a quelli pratici. Perché? Non perché sia fondamentale avere anche conoscenze pratiche, ma perché a mio avviso il dato esperienziale aiuta a memorizzare la teoria e quindi magari facilita il candidato nell'apprendimento degli elementi teorici. Quindi vedremo proprio atti amministrativi, il piano anticorruzione lo vedremo, cioè ce lo leggeremo insieme, non staremo a raccontarlo, leggeremo insieme il PNA e quindi capiremo proprio quali saranno le misure anticorruzione, questo per fare un esempio. Ovviamente inserirò anche collegamenti a fonti di approfondimento, quindi a studi. Il web è pieno ormai di informazioni, lo sappiamo tutti, bisogna solo saper selezionare le fonti più autorevoli. Ecco, lo farò io per voi, selezionerò delle fonti e se avrete tempo e voglia di farlo potrete approfondire. E oltre a questo potremo dedicare a valle di ogni modulo, perché il corso sarà suddiviso in moduli orientativamente 9 o 10, ci saranno delle sessioni live in cui potremo liberamente confrontarci ed eventualmente approfondire le tematiche che hanno, diciamo, lasciato più dubbi ai Ecco, discenti. questo lo spieghiamo. Quindi voi troverete delle lezioni registrate in modo tale che le potete vedere, rivedere, vedere a che ora del giorno e della notte vorrete. Rimarranno sempre a vostra disposizione perché le lezioni le dovrete rivedere più volte sicuramente. Dopodiché ci saranno lezioni in diretta, quindi potete partecipare se volete anche senza webcam in forma anonima, altrimenti Certo. mostrando, quindi non c'è nessun problema. E ovviamente anche queste saranno registrate, quindi poi comunque, anche se non riuscite a partecipare in diretta, le troverete, ma sarà l'occasione per poter fare i quesiti, le domande, quindi interagire con il docente, perché anche quella è una componente importante, sia sugli aspetti di organizzativi, sia su ovviamente gli aspetti di merito. E poi invece andiamo dei focus specifici. Vai. Io ho pensato in questo caso che
Posto che abbiamo una struttura del corso, diciamo, irrinunciabile, e che è quella delle lezioni videoregistrate, ma poi in prossimità di ciascuna prova sarà necessario iniziare a fare sul serio. E quindi avevo pensato di, magari a pubblicazione del bando, così come a pubblicazione della banca dati, di fare dei focus specifici dedicati a quella fase concorsuale, proprio per dare quelle dritte giuste che possono fare la differenza poi nella fase selettiva. E quindi magari ad avvenuta pubblicazione, per fare un esempio, della banca dati, selezionare alcuni quiz, alcune tematiche di maggiore interesse e sviscerarle insieme ai discenti, così come magari parlare del metodo di studio. Ecco, dare quegli elementi che magari in quello specifico momento possono essere utili e strumentali al passaggio alla Spieghiamo fase anche un altro successiva. concetto, il motivo per cui le lezioni non sono già tutte registrate, anche perché nel momento in cui lo saranno si terrà conto della normativa vigente in quel momento, quindi Certo. saranno aggiornati quasi in tempo reale, quindi a poca distanza dalle prove, quindi questo è anche un vantaggio di avere un materiale che effettivamente è quasi in tempo reale. Ecco la quantità, 70 lezioni circa, della durata di 2 ore circa ciascuno, alcune di più, alcune di meno, ma diciamo lo standard sarà quello, e quindi un 150 ore, tenetelo in considerazione, probabilmente da fare 2 o 3 volte, perché come al solito nella formazione lo dico sempre, la prima volta che io le vedo comprendo il 50% delle cose che vengono dette, delle allusioni, dei concetti, alcune cose mi sfuggono. La seconda volta capisco a cosa si riferiva quando mi diceva il fondo pluriennale vincolato, che per la prima volta è arabo finché non faccio la materia contabile, poi dopo mi diventa più chiaro. La terza volta per consolidare. Ecco, è tanto materiale, sono tante ore da organizzarsi. Quindi questo è il quadro. E organizzato, hai detto, in modulo. Ecco, spieghiamolo. Il primo modulo, ovviamente, premessa, ogni modulo ha un peso specifico diverso dagli altri, cioè non saranno tutti trattati, tra virgolette, allo stesso modo, proprio perché sappiamo che dobbiamo studiare in maniera mirata. Ovviamente il diritto costituzionale sarà un ripasso, sarà le lezioni di diritto costituzionale saranno concentrate sugli elementi, diciamo, fondamentale del diritto costituzionale. Di certo non ci metteremo a parlare di parlamentarismo consociativo o di prima repubblica e seconda repubblica, cioè parleremo di procedimenti legislativi, di corte costituzionale, in modo da avere, diciamo, un'infarinatura che ci consenta di, diciamo, passare i quiz sostanzialmente, perché è inverosimile che il diritto costituzionale sia sorteggiato nelle materie degli iscritti. È assolutamente possibile, anzi è sicuro che invece sarà particolarmente battuto in fase orale, in fase degli orali. Quindi in questo caso, nelle nostre videoregistrazioni, ci attenzioneremo di più l'ordinamento degli enti locali e la contabilità, oltre che ovviamente oltre ovviamente a quelle materie che sono, diciamo, quelle di competenza per natura, ontologicamente, del segretario comunale, che sono l'anticorruzione, la trasparenza e tutte le funzioni di quell'articolo 97 del TUEL, quindi quelle istituzionali, anche se oggi, e poi lo vedremo, il ruolo del segretario è molto cambiato dalla Bassanini in avanti, però, diciamo, le competenze tradizionali del segretario sono quelle dell'articolo 97 e della 190 del 2012, e quindi ci concentreremo su quello, anche per una questione a volte nostalgica. Molte volte le commissioni amano pensare il segretario come una figura legata ancora al passato. In realtà oggi il segretario ha assunto un valore più manageriale, più gestore delle risorse umane della struttura, ha più ruolo di coordinamento e non tanto più una funzione di controllo come ante Bassanini, e quindi ci concentreremo anche su questi aspetti qui. E ovviamente su contratti pubblici e servizi locali, che sono materie di grandissima attualità oggi, perché anzitutto c'è il nuovo codice dei contratti, c'è una giurisprudenza tutta da scrivere, c'è il nuovo testo unico sui servizi pubblici locali e c'è anche un altro romanzo da scrivere, ma soprattutto c'è la gestione delle risorse umane. Sulla gestione delle risorse umane sarà detto tanto, perché il segretario ha un ruolo fondamentale nella contrattazione collettiva, quella aziendale,
quindi di solito il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, almeno negli enti di medie dimensioni, piccole e medie dimensioni, e quindi un po' il protagonista delle relazioni sindacali, un po' colui che quotidianamente si interfaccia con le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali all'interno dell'organizzazione e che quindi deve gestire non solo procedimenti formali, ma anche relazioni umane, e da qui appunto il ruolo delle soft skill, tutta la letteratura che si sta sviluppando sulla necessità che gli operatori siano selezionati anche in base alle competenze, non solo in base alle conoscenze. Quindi potremo leggere insieme le circolari, potremo leggere insieme i materiali prodotti dall'SNA per la selezione delle classi Ecco, dirigenti. lo Quindi tutte dico, le ecco, contemporaneamente al corso ci sarà anche un gruppo Telegram dedicato di tutti quelli che sono iscritti al corso, perché non saranno soltanto le lezioni, ma saranno gli spunti, gli aggiornamenti, i consigli di lettura e di approfondimento, perché poi ognuno ha il proprio percorso. C'è chi farà il corso, c'è chi lo guarderà 3 volte, c'è chi lo guarderà 3 volte e studierà tutti i manuali universitari, c'è chi si metterà in casa, si chiuderà, farà 24 ore al giorno. Quindi ognuno avrà la possibilità di fare, quindi avrà tanto materiale. Non ho detto che riuscirà a farlo tutto quanto, però almeno gli viene messo a disposizione tutto il materiale. Quindi non sottovalutate anche questo contatto quotidiano attraverso il gruppo Telegram che sarà realizzato appunto fornendo questi spunti. Poi appunto governo del territorio, altro tema importante da conoscere. che sarà un testo unico esproprio e testo unico edilizia, quindi tutta la parte del 32, del 380 e del 327, ma anche in questo caso, diciamo, in maniera non troppo profonda, perché non merita un livello di profondità eccessivo. A mio avviso, conosceremo sicuramente gli istituti principali, l'esproprio, il procedimento dell'esproprio, l'acquisizione sanante, tutta diciamo, la giurisprudenza si è creata attorno a questi istituti. Ma ovviamente lottizzazioni, tutta la parte del convenzionamento urbanistico e quant'altro. Diritto civile affronteremo principalmente contratti, obbligazioni e responsabilità civile, ma principalmente contratti e obbligazioni che sono poi, ecco una parentesi, è fondamentale soprattutto da chi proviene da un percorso di studio per il concorso in magistratura, dimenticare, scusate se ve lo dico brutalmente, quell'approccio allo studio. Cioè, in questo caso dobbiamo andare a gamba tesa sul diritto sostanziale. Il diritto processuale è realmente marginale, più che marginale. Quindi, tornando, affronteremo sicuramente la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo, le posizioni giuridiche soggettive in senso ampio, perché sono l'essenza del potere amministrativo, della potestà amministrativa, o meglio, ci sono quei fenomeni che ci spiegano perché esiste il potere e come esiste il potere. Sicuramente le affronteremo, ma sicuramente non scenderemo troppo in profondità, perché a noi interessa vincere il concorso e per vincere il concorso dobbiamo andare sul diritto sostanziale. Quindi tutto ciò che ha ricadute anche processuali, anche indirettamente processuali, ma che non, il cui focus è per noi in quel momento non così fondamentale. E poi, infine, questa è una parte che curerò in particolare io sulle materie economiche, perché sulle materie economiche, diciamo, ci sono ormai dei manuali consolidati da ripassare, ma ovviamente alcuni concetti essenziali saranno analizzati in questo modulo. Nel frattempo sono arrivate alcune domande. Sì, l'organizzazione a moduli consente anche, se vorrete, di fare la scelta di acquisire soltanto alcuni di questi moduli. Ovviamente il consiglio è di fare il percorso completo e farlo nella sequenza che viene proposta. Però niente vieta se avete già fatto altri percorsi, se siete forti su certi argomenti o non vi interessano, volete provare un modulo particolare, potrete anche scegliere uno o più specifici moduli, poi troverete tutte le varie opzioni. Allora, Luigi, considerazioni finali, un invito a dove ti trovano, a prescindere che decidiate di acquisire o non acquisire il corso, questa è una scelta vostra, ci sono anche tante altre società di formazione che realizzano corsi di formazione ottimi in presenza, online, quindi valutate anche che cosa c'è in giro, io sono per la libera concorrenza, però vi invito anche ad andare sul profilo LinkedIn, sul gruppo Telegram, sul canale WhatsApp
e soprattutto sul sito luigifadda.it, che è un punto di riferimento fondamentale. Qualunque scelta facciate, quando abbiamo parlato di aggiornamento normativo, di esempi pratici, di livelli di approfondimento, Luigi ha un sito eccezionale di aggiornamento che vi consiglio. A te la considerazione finale e poi un saluto a chi ci ha seguito. Vai. Considerazione finale è quella di essere disposti al sacrificio perché questo è un concorso impegnativo e soprattutto un concorso che vi proietta in una dimensione più che, ancora più impegnativa. È un lavoro stupendo, un lavoro meraviglioso e dà tantissime gratificazioni, ma davvero impegnativo. Quindi bisogna capire sin da ora che non sarà una strada semplice, quella che dovremo percorrere, però che sarà piena di grandi soddisfazioni. Poi, se ci sono domande, io resto a disposizione, ovviamente non solo in questa sede, ma anche tramite canali social tradizionali. Ecco, io vi ricordo anche i canali della Omnivis che organizza questo corso, quindi lo trovate sulla piattaforma Omnivis e poi dai, nei prossimi giorni con le varie opzioni, i singoli moduli, il pacchetto completo, gli sconti per chi ha già un pacchetto Omnia, insomma, ci hanno già annunciato che ci saranno varie soluzioni, quindi attendetele direttamente sulle piattaforme. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo ovviamente in aula se ci sarete. Arrivederci, a presto. Grazie a tutti.